Abramov dimostrò la sua abilità nel progettare e produrre elicotteri per il trasporto pesante e per il soccorso marittimo. Ma nel luglio dell'82 realizzò il desiderio dei russi di progettare un elicottero d'attacco all'avanguardia. Quando l'Mi-24 realizzato dallo studio MIL venne adottato dall'esercito russo, sia Kamov che MIL iniziarono a lavorare a un progetto per poterlo sostituire. Kamov rispose alla chiamata col KA-50 Black Shark. Il monoposto KA-50 decollò per la prima volta nell'82. È uno degli elicotteri più evoluti al mondo. La manovrabilità, il suo potere di fuoco e il potente armamento difensivo batterono l'Mi-28 di MIL nella corsa verso un elicottero d'attacco russo. A causa del progetto monoposto, gli ingegneri del KA-50 furono costretti a incorporare molti sistemi automatici, inclusi i mirini montati sui caschi, i display a testa alta e un sistema di navigazione computerizzato. Mantenendo i tradizionali rotori coassiali dei Kamov, il Black Shark ottimizza la spinta dei suoi motori permettendo una maggiore accelerazione, superiori velocità e una quota di servizio più elevata. Ma il tratto più impressionante del Black Shark è la sua incredibile manovrabilità. Il suo sistema di armamenti comprende una combinazione letale di 16 missili a guida laser. Inoltre è dotato di 8 missili aria-aria che possono essere lanciati da una distanza di 10 km. Tutto ciò insieme a una mitragliatrice calibro 30 montata sul fianco destro della fusoliera per i combattimenti diretti. La precisione della mira è assicurata dall'individuazione dei bersagli da parte di aerei ricognitori. L'unico pilota del KA-50 è protetto non solo dalla potente corazza dell'aereo, ma anche dal seggiolino eiettabile. Esso innesca un'esplosione che fa sganciare le pale del rotore prima di espellere il pilota dall'elicottero. Il Black Shark ha un potente armamento difensivo e può sopportare pesanti danni dalla contraerea nemica. Il suo sistema difensivo comprende serbatoi a tenuta stagna e corazze per il motore. In grado di andare in battaglia sia con la luce del giorno che nel buio della notte, il Black Shark è un elicottero minaccioso. L'arsenale di elicotteri russi ha fatto grandi passi avanti, dai primi velivoli di inizio secolo che riuscivano appena a staccarsi dal suolo, ai modernissimi elicotteri da guerra destinati a lasciare la loro impronta nel XXI secolo.